Hai suonato? Mi cercavi? Ti ho preso un espresso. Mi mantieni a caffè da settimane, fammi ricambiare con uno, almeno. Come hai fatto a camminare con il bastone e i due caffè? Perché Perché sei così sospettoso? se arrivo a credere che hai fatto una cosa gentile, devo prepararmi all'arrivo dei cavalieri dell'Apocalisse e alla fine del mondo. Credi che abbia sputato nel tuo? O anche peggio. Li ho messi uno sopra l'altro. Che ne dici se assumo un nutrizionista invece di un altro neurologo? Comincia sempre con N. Ne deduco che hai incontrato un nutrizionista attraente. Non sminuire tutto. Abbiamo approfondito una conversazione su proteine e grassi. Ho fatto una visita rettale al suo uomo. Le hai chiesto un incontro mentre infilavi il tuo dito dentro di lui? Ho avuto il suo numero. No, no, non è possibile. Questa è una domanda di assunzione. Lei non vuole uscire con te, cerca un lavoro. Oddio, ha 26 anni. Ma la saggezza di una donna molto più giovane. Hai parlato con Foreman? Lo Diverse volte. Abbiamo riso. stai perdendo? E sarà molto deprimente, ma mi farà apprezzare di più tutte le cose buone della vita. La biopsia maculare è negativa, ti sei sbagliato, non c'è nessun deficit del fattore H. Forse la causa dell'alterazione del flusso sanguigno nel cervello è un coagulo o un tumore. Escluderei il coagulo, dato il fatto emorragico. Quindi dovremmo cercare un tumore. Io credo che ci sia un'infezione. Se le cellule dell'occhio non sono ancora morte, non significa che funzionino ancora. Allora perché abbiamo fatto il test? Perché se fosse positivo avrei avuto ragione. Ma negativo non dimostra che hai torto. E questa è la bellezza del test. Dobbiamo farle una risonanza cerebrale. Assolutamente sì. E mentre fai la scansione, ti dispiace vedere se c'è un ascesso o qualcosa causato da un'infezione?